Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Pitbull Forest House. Io sono Lorenzo e lei è Ora, una cucciola di Pitbull di quasi 4 mesi e oggi vi mostreremo 3 cose molto semplici da poter insegnare al vostro cucciolo. Il primo comando che insegneremo ad Ora è il suo nome. Allora, come fare? Io vi consiglio di iniziare attirando la sua attenzione con dei movimenti della bocca, come premiandola quando viene da voi. Dopodiché possiamo iniziare a pronunciare prima di questi versetti il suo nome, così che lei inizi ad associarlo positivamente. Quindi, ora! Ora! Ora. 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 Brava. Ora. Brava. Pian piano potete iniziare a eliminare i versetti con la bocca e mantenere solo il suo nome. Quindi, ora. Ora. In questo caso è troppo presto. Ora, brava! Il secondo comando che insegneremo oggi ad Ora è il seduto. Come fare? Allora, con l'ausilio di un bocconcino dobbiamo portarla a sedersi, quindi ponendo il bocconcino così lei è portata a sedersi, quindi brava, premiamola subito dopo che si siede. Brava! Brava! Dopodiché possiamo iniziare a darle il comando vocale seduta. Quindi, dai, 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 dai. Seduta. Brava. Seduta. Brava. Seduta. Brava. Seduta, brava. Il terzo comando che insegneremo oggi ad Ora è il terra. Come insegnare il terra? Allora, dobbiamo innanzitutto avere già insegnato il seduto e con l'aiuto di un bocconcino dobbiamo cercare di farla spalmare per terra, quindi così. Ricordate di mettere il bocconcino molto attaccato al suo corpo. Seduta, brava. Brava. Facciamola alzare. Seduta, brava. Brava. Anche in questo caso, dopo un po', possiamo iniziare ad introdurre il comando vocale terra. Quindi, seduta, brava, terra, brava. Seduta, terra, brava. Quindi, ricapitolando, ripetiamo tutti i comandi imparati oggi insieme. Ora, brava. Seduta, brava. Terra, brava. Brava! I consigli che posso darvi sono, per quanto riguarda il nome, non pronunciate mai il nome del vostro cane in modo negativo, neanche quando lo state sgridando, perché non serve a niente, anzi, lo farà associare in modo negativo. Quindi magari non tornerà più da voi.
Il secondo consiglio che posso darvi è quello di non continuare a ripetere i comandi seduto e terra una volta che il cucciolo li ha imparati, altrimenti perderanno di significato. L'ultimo consiglio che vi do è quello di rispettare i tempi del cucciolo. Non dovete arrabbiarvi se il cucciolo non impara subito, non dovete arrabbiarvi se dopo 10-15 minuti si stanca, perché è normale, la loro tensione è molto bassa. Quindi non abbiate paura e se avete bisogno di qualche altro suggerimento potete chiedermelo nei commenti. Quindi ragazzi, per oggi da me ora è tutto. Io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al nostro canale perché ci saranno molti altri video come questo che vi aiuteranno nella gestione e nell'educazione del vostro cucciolo. E detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!